Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi altro video in collaborazione con Craspire. Andremo a realizzare una decorazione per l'albero. Ho preso questa base di legno che ha già il buco e andremo a decorarla. Utilizzeremo questa fustella e questi due pad di carte che ho appunto preso con la collaborazione con Craspire. Vi ricordo, qui sotto nell'info box vi lascio il link al sito craspire.com e il link ai prodotti che avevo scelto. Vi ricordo anche che potete utilizzare lo sconto del 10%. Bene, direi di partire subito con la decorazione che voglio fare appunto. Allora, andiamo subito a prendere la fustella, anzi le fustelle, e scegliamo quella da utilizzare. Allora, utilizzeremo questa grande e utilizzeremo anche la seconda. Perfetto, quindi andiamo a tagliare una parte. Allora, quella più grande che farò come sfondo sotto è questa. Sì, facciamo così. Ok. Mentre questa tinta unita, diciamo più glitterosa, facciamo la parte che sta in alto. Ok, anche qui fissiamo la fustella di modo che non scappi e quindi riusciamo a tagliare bene. Perfetto. E passiamo entrambe nella fustellatrice. Perfetto, allora, quindi le fustelle possiamo metterle da parte, non ci servono più. Questo è la mia base, quindi il mio pizzo sotto, e poi abbiamo il mio pizzo sopra. Ora cosa dobbiamo fare? Andare ad attaccare la nostra fustellata e sopra questa. Quindi vado con della colla apposta per lo scrapbooking, andiamo quindi ad incollare . Cerchiamo di stare dritti con il buchino. Perfetto, quindi qua poi abbiamo il nostro buco nel quale andremo ad inserire il nostro nastrino. Lo faccio subito così siamo a posto. Perfetto, quindi qua inseriamo il nostro nastrino e questa poi la chiudiamo con un bel fiocchetto, anzi scusate, con un bel nodino. Io sono abituata a chiuderli così. Tagliamo l'eccesso. Perfetto. Ora prendo l'altro pizzo e sempre con la mia colla per lo scrap vado ad incollarla. La cerco di incollarlo al centro. Ho deciso di fare la pallina con la Franci. Questa è la Franci in resina che avevo fatto tempo fa e appunto voglio andare a metterla sull'albero di Natale. Quindi prendo una colla più resistente, utilizzo questo che avevo comprato in fiera, è adesivo aceto vinilico, è un po' un attaccatutto trasparente.
a rapido essiccamento e vado a metterci un po' di colla. Come potete vedere è super forte questa colla e ha già aderito. Poi voi potete decorarle con delle foto o qualsiasi altra cosa. Io questa volta ho pensato di andare con la Franci in resina, anche perché ce l'avevo lì, non l'avevo ancora utilizzata. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo che qui sotto nell'info box vi lascio il link al sito craspire.com e il link ai prodotti che mi hanno inviato. Vi ricordo anche che avete a disposizione un codice del 10% che è ART10, che potete utilizzare sempre. Io ringrazio ancora Craspire per questa opportunità, vi ringrazio voi per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!